Se un consigliere di maggioranza si permette di fare un'interrogazione di 29 minuti, mentre l'opposizione si limita a breve esposizione, interrogazioni lievi, fiacche, poco consistenti, beh, chi è che deve riflettere non è certo il consigliere di maggioranza, che è con la coscienza a posto e che rappresenta prima di tutto un territorio e i cittadini trapanesi, ma a riflettere l'opposizione, che evidentemente non riesce ad opporsi più di tanto a questa amministrazione, non riesce a trovare motivazioni vere, serie, per attaccare questa amministrazione. Se il motivo per cui le opposizioni attaccano questa amministrazione è perché un consigliere di maggioranza si permette di alzarsi e difendere il proprio territorio, io chiedo che questa opposizione faccia si passa la mano sulla coscienza e provi a fare opposizione vera e sana e costruttiva e non demagogica. Scusatemi, io forse non sono un consigliere di maggioranza modello, anzi scusatemi, forse sarò un pessimo consigliere di maggioranza, ma voglio esserlo se questo significa dialogare democraticamente, se questo significa ogni tanto confrontarci anche in maniera critica. Io sono il primo che accetta le critiche, voi oggi mi avete tra virgolette rimproverato perché non ho rispettato il regolamento, me ne scuso. Sono stato anche rimproverato da qualche consiglio di maggioranza che ha ritenuto poco consono il mio atteggiamento. Io, credetemi, stanotte dormirò con la mano sotto la mascella, perché difendere un territorio, difendere le esigenze che vengono avanzate dai cittadini, per me è di primaria importanza. Poi difendo l'amministrazione, poi difendo gli assessori. Certo, però sui bidoni ancora lì, beh, lì non c'è bisogno di programmazione. Lì si tratta semplicemente, ho finito Presidente, lì si tratta semplicemente di andare in loco e rimuoverli. C'è stata un'evoluzione, dico adesso, ci sono, consigliere Gianformaggio, lei a discapito di cittadini che non possono riprendere, ho capito Presidente, però a discapito di cittadini che non possono riprendere qua dentro, lui riprende me mentre faccio il mio intervento, mentre c'è una diretta in corso, dico questa è la serietà, diciamo, che circonda il mio intervento. Bene, detto questo, io ringrazio tutti per avermi ascoltato con grande pazienza, ringrazio l'assessore Abruscato per avermi risposto e auspico non che il sindaco venga personalmente, perché ci sono degli assessori deputati a rappresentarlo e a rispondere in maniera specifica e concisa sugli argomenti, ma che inviti tutti gli assessori a presentarsi quantomeno durante l'attività ispettiva, perché questo è il nodo di quello che finora si è fatto. Grazie. Grazie consigliere Liberi, non ci sono altri interventi. Visto l'ora tarda, dichiaro chiusi i lavori. Convocazione successiva a domicilio.